Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usato. Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché? Perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevano perciò condannato 20 anni in prigione a marcir. Però adesso che lui si è impiccato. Il carcere non è un'isola, anzi rappresenta quella realtà di chiesa che soffre a causa del male, del peccato. E lì dove un membro soffre, tutto il corpo soffre. Il cristiano, le nostre comunità, sono chiamate a guardare a questa realtà con occhi diversi da chi giudica col metro della giustizia umana, spesso vendicativa e farisaica, ma con occhi di misericordia. Ciò non significa assolutamente addolcire il male o cercare di giustificarlo, ma andare alle radici per scoprire dove ha origine, dov'è la fonte della malattia, di cui spesso il condannato ne rappresenta solo il sintomo. Il saluto del cardinale Sepe, che l'anno scorso proprio in visita a voi qui disse una parola che ha colpito parecchi, ha colpito anche me: reclusi ma non esclusi. La Chiesa è sempre stata molto impegnata nel mondo del carcere e lo è ancora. È presente istituzionalmente con i cappellani, con qualche gruppo di volontariato, suore e associazioni che si occupano dei carcerati. Vengono promosse anche alcune iniziative. Mi padre siento tan pobre de una herencia fastuosa para dejar de ser cosas tipo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Zambalando que tienes tú. Ma questo impegno, ancora limitato ai soli addetti ai lavori, non è partecipato da tutta la comunità cristiana. Non è certamente sufficiente per far fronte alle richieste e alle esigenze. La società in genere è insensibile e indifferente culturalmente. È contraria al mondo del carcere, alla riconciliazione e all'accoglienza della persona detenuta. Il carcerato è sempre il frutto di un albero, la nostra società che lo produce. E dopo averlo prodotto lo giudica, lo condanna e lo rinchiude, pensando che la struttura carceraria lo possa cambiare. Il carcere, invece, con tutto il suo pur innovativo ordinamento rieducativo, non sempre vi riesce. La stragrande maggioranza dei detenuti esce dal carcere segnata in modo negativo,
mortificati nella dignità, esclusi ormai da qualsiasi possibilità di reinserimento sociale, lavorativo, culturale. Dopo il giudizio della Corte, dopo la condanna e la pena, inizia il giudizio permanente e senza appello della società. La casa di prima accoglienza per detenuti in permesso o ex detenuti è un'opera segno che la nostra Chiesa diocesana ha voluto realizzare per continuare l'annuncio di liberazione che Gesù è venuto a portare e perché quest'annuncio possa smuovere le coscienze ad interessarsi di chi una volta scontata la pena ha bisogno di sostegno per non continuare a pagare per tutta la vita. La pastorale carceraria tende a coinvolgere la comunità cristiana in un percorso di attenzione verso la realtà del carcere, per sentirla come parte integrante del cammino della Chiesa diocesana. Nello stesso modo, tende a far sentire il detenuto inserito pienamente nella famiglia della Chiesa locale attraverso iniziative e cammini di fede che devono incarnare nella situazione la pastorale della diocesi. Una pastorale carceraria, se vuole essere veramente incisiva, non può prescindere dal binomio carcere e territorio. Il fuori e dentro le mura, il prima, durante e dopo detenzione, non possono essere pensate come realtà a sé stanti. I progetti, le iniziative, devono tener conto del passato, del presente e del futuro del detenuto, se vogliono avere al centro la persona e come obiettivo la vera promozione umana e cristiana. Il di più evangelico è prendere su di sé il male e spezzarne le catene per liberare. Assumere il male non è una cosa semplice, né facile. Vuol dire che accetti la sofferenza su di te al posto di un altro. Vuol dire che tu rischi la tua reputazione per far emergere la dignità dell'altro. Vuol dire che quando la persona immette in te il suo dolore, la sua fatica o anche il suo male, a te è dato il compito di rendere giustizia, assumendo la fatica dell'altra persona come la tua, come se fosse tua. Questo ci rende giusti, secondo il Vangelo, e questo ci fa fare giustizia. Non dimentichiamoci mai che Gesù è un condannato, per quel tempo, uno dei peggiori condannati. Assumendo quella situazione, Gesù Cristo è reso giusto da Dio, perché rende giustizia a tutti gli uomini, cancellando il loro male. Perché si fa il volontariato nella e per la giustizia? Per testimoniare che nessuno è giusto. Lo si diventa, anche operando nel mondo, per dare dei segni e dimostrare che la giustizia è vera se salva l'altro gratuitamente, come Dio fa con noi. Ci pensa per te. Tu abbi fiducia perché c'è mamma giustizia per te.